Gli effetti collaterali dermatologici delle terapie oncologiche impattano fortemente sulla qualità di vita dei pazienti. Quali sono questi eventi avversi e come vanno gestiti? E quanto è importante la collaborazione tra oncologo e dermatologo? Ne parliamo con il dottor Davide Fattore della Clinica Dermatologica dell'Università di Napoli Federico II in occasione della presentazione del progetto Skin and Cancer incentrato proprio su questi temi. Dottore, quali sono le principali problematiche dermatologiche che si verificano nei pazienti sottoposti a terapia oncologica? La possibilità di sopravvivere a un tumore è al giorno d'oggi una conquista dei nostri tempi, tuttavia ci sono tantissimi effetti collaterali che colpiscono la pelle durante un percorso antitumorale. Non è possibile fare una statistica di quali sono i più frequenti perché variano notevolmente in base al tipo di terapia praticata, per cui per grandi gruppi possiamo dividere questi effetti collaterali in frequenza in relazione al tipo di terapia. Ad esempio, per le chemioterapie classiche, gli effetti collaterali più frequenti sono rappresentati dal prurito, dalla pelle secca e dalla caduta dei capelli. Parlando invece delle target therapy, molto frequenti sono sempre il prurito e la pelle secca, accompagnati da alcune eruzioni cutanee caratteristicamente definite acneiformi perché ricordano un po' le eruzioni cutanee adolescenziali acneiche. Infine, parlando dell'immunoterapia, che è l'ultima frontiera nella lotta contro il cancro, le tossicità cutanee più comuni sono rappresentate da una riattivazione oppure da una nuova diagnosi di patologie autoimmuni, in quanto il farmaco chiaramente non è in grado di stimolare le difese immunitarie solo all'interno del tumore, ma è in grado anche di determinare un'attivazione generalizzata delle difese immunitarie che poi portano allo sviluppo di patologie autoimmuni come la psoriasi, la vitiligine, il pemfigo e tante altre. Quanti pazienti presentano queste tossicità e quanto impattano sulla loro qualità di vita? Le tossicità cutanee rappresentano i più comuni effetti collaterali in corso di quasi tutte le terapie antitumorali. È stimato che una percentuale di pazienti che oscilla fra il 30 e il 70% svilupperà nel corso di una terapia antitumorale un problema dermatologico e questo può avere un forte impatto sulla qualità di vita per diversi motivi. Ipotizziamo che un paziente inizi una terapia antitumorale per un tumore, alla mammella e sviluppi un'alopecia. Chiaramente, pur non essendo una patologia grave per la signora o per il paziente, non gli consentirà di nascondere il suo status di malato oncologico, quindi dobbiamo considerare anche un aspetto sociale, un aspetto psicologico dei pazienti. Oppure ipotizziamo un paziente che inizia una terapia antitumorale e sviluppa un forte prurito notturno che gli ostacola chiaramente il riposo. Questo può avere un fortissimo impatto sulla qualità di vita con una risonanza molto più ampia perché la qualità di vita è già di per sé deteriorata dallo status di essere un malato oncologico. E come dovrebbero essere gestite queste problematiche? Qual è il rapporto che ci dovrebbe essere tra dermatologo e oncologo? Il primo passo nella gestione delle problematiche è a mio avviso la prevenzione. Ci sono delle tossicità cutanee che possono essere tranquillamente mitigate, se il paziente, conoscendole bene, è in grado di mettere in atto delle misure anche semplici come l'applicazione di una crema, l'utilizzo di un detergente delicato oppure la fotoprotezione. In alcuni casi invece la gestione diventa più complessa e in linea ideale sarebbe necessario effettuare delle diagnosi dermatologiche in presenza di un paziente che sviluppa una tossicità cutanea in corso di oncoterapia e questo rende fondamentale una stretta collaborazione fra l'oncologo e il dermatologo con una figura indipendente l'un dall'altra, ma che per lo stesso paziente, per il suo bene e per consentirgli la terapia antitumorale, collaborano attivamente nel diagnosticare e trattare precocemente tutti gli effetti collaterali che possono verificarsi. E ci può dare un commento sul progetto Skin and Cancer che è stato presentato oggi? Il progetto Skin and Cancer risponde a un'esigenza reale sul campo, che è quella di offrire ai pazienti oncologici un percorso di cura ottimizzato, che non è finalizzato soltanto alla guarigione dal tumore, ma è finalizzato anche alla guarigione in una buona qualità di vita, perché alcuni effetti collaterali possono determinare una riduzione della qualità di vita dei malati. Per cui io trovo che sia un progetto fondamentale nell'accudimento del malato oncologico e che risponde a un'esigenza reale di molti pazienti che non sanno come gestire determinate tossicità cutanee e non sanno a chi rivolgersi.